truffa all'INPS, la Guardia di Finanza di Ottaviano ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare, sequestrati 650.000 euro. Arrestate a Napoli 54 persone per associazione mafiosa, estorsione e spaccio di stupefacenti nell'ambito di un'operazione iniziata nel 2010. Droga nel Vallo di Diano, sequestrati 1,5 kg di cocaina allo stato liquido, arrestate 5 persone. Il TAR Campania conferma la sospensione del commissario ad acta per il servizio rifiuti nel comune di Acerra. Ad Angri arriva l'appoggio di Gambino al candidato Cosimo Ferraioli, considerato l'uomo giusto per il rilancio della città. Il sindaco di Liveri, Raffaele Coppola, si è dimesso dal comitato di controllo dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana. Questi erano i titoli principali, ci rivediamo dopo la pubblicità. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Videonola Notizie. I militari della Guardia di Finanza di Ottaviano hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti coinvolti in una truffa ai danni dell'INPS e favoreggiamento all'immigrazione clandestina, sequestrati 650.000 euro. Vediamo il servizio di apertura. Importante inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola e sviluppata dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano. Un percorso di indagine accurato e complesso per focalizzare tutti gli aspetti dell'intricata vicenda convergenti nella presunzione di reati che vanno dall'associazione a delinquere alla truffa in danno dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale per finire al favoreggiamento verso l'emigrazione clandestina. Reati di cui devono rispondere 13 persone, 7 delle quali agli arresti domiciliari. E tra i soggetti coinvolti nella vicenda figurano anche un commercialista e due consulenti del lavoro. Al centro dell'inchiesta due strutture criminali ramificate e consolidate nei territori di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Poggio Marino, strutture dedite alla predisposizione e alla instaurazione di fittizi rapporti di lavoro precostituiti soltanto sul piano dei documenti e di breve durata. Rapporti creati esclusivamente per far percepire a lavoratori italiani indennità erogate dall'INPS e a far ottenere ai lavoratori stranieri il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in violazione delle normative in materia. Dalle risultanze investigative è emerso che ditte e aziende con cui venivano instaurati rapporti di lavoro in realtà non esistevano. E i lavoratori assunti solo figurativamente, una volta licenziati, percepivano le indennità di disoccupazione, mentre per le donne lavoratrici scattavano le indennità di maternità. Il sistema che ruotava intorno alle due strutture criminali si valeva anche della filiera di intermediari, soprattutto nei rapporti con cittadini bengalesi e cinesi residenti clandestinamente e bisognevoli della regolarizzazione delle loro posizioni. A carico delle 13 persone coinvolte a vario titolo di responsabilità, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha disposto il sequestro delle somme percepite indebitamente e pari a 650.000 euro.
Hanno tentato di far saltare un postamat con due bombole di gas. È la trovata di Salvatore Romano, Ciro Amodio e Onofrio Carbone di Melito, arrestati per tentato furto dai carabinieri di Castello di Cisterna. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, hanno tentato di forzare lo sportello postamat degli uffici delle poste del comune vesuviano grazie all'ausilio di due bombole di gas, collegate tra loro grazie ad un dispositivo artigianale. I delinquenti sono stati fermati a Somma Vesuviana, lungo Corso Italia, mentre tentavano la fuga su una Dacia Duster ed una Fiat Uno, quest'ultima rubata il giorno precedente a Nola. Bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, tre passamontagna e quattro ricetrasmittenti. Ora i tre sono stati tradotti nella casa circondariale di Poggioreale. Carabinieri e polizia hanno arrestato 54 persone con l'accusa di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di stupefacenti. L'operazione di oggi ha avuto inizio dal 2010 al 2012 ed avrebbe documentato gli equilibri criminali nella zona di Forcella, Tribunali, Duchesca e Maddalena a Napoli. Vediamo il servizio. 54 misure cautelari hanno smantellato un'organizzazione criminale che operava nei quartieri napoletani di Forcella, Tribunali, Duchesca e Maddalena. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di droga. Sono stati i carabinieri del comando provinciale e gli agenti della questura ad eseguire i provvedimenti a conclusione di un'attività investigativa che dal giugno 2010 a luglio 2012 avrebbe documentato gli equilibri criminali esistenti per le attività di spaccio e di estorsione a danno degli ambulanti della zona mercatale. Equilibri mantenuti ed interrotti con violenti lotte armate tra i diversi clan per il dominio della zona. Tra i destinatari delle misure cautelari anche due soggetti che effettuavano il servizio di vigilanza presso l'ospedale Ascalesi di Napoli, ai quali è stato contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Dalle risultanze investigative risulterebbe che l'ospedale venisse utilizzato dal clan per effettuare riunioni per custodire armi e stupefacenti. Questa mattina l'esecuzione delle misure cautelari. A Ercolano i carabinieri, durante un controllo sul territorio via mare, in due distinti fondi agricoli in stato di abbandono, hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente 29 grammi di marijuana e un bilancino di precisione nascosti nella fessura di un muro e un fucile d'assalto Kalashnikov con serbatoio e quattro cartucce dello stesso calibro, il tutto contenuto in una busta di plastica nascosto alla base di un muro coperto da piante rampicanti. L'arma sarà mandata al RACIS di Roma per gli accertamenti balistici al fine di accertare il suo impiego in recenti fatti di sangue. Sono state arrestate 5 persone nell'ambito dell'operazione End of Game, coordinata dalla Procura di Lago Negro. Sequestrato 1,5 kg di cocaina allo stato liquido proveniente dal Sud America. Vediamo il servizio. Spaccio di droga nel Vallo di Diano. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno eseguito 5 misure cautelari in carcere nei confronti di 5 indagati ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Lago Negro dopo le indagini effettuate dai militari della compagnia salese. Il gruppo di pusher sarebbe stato individuato attraverso una serie di investigazioni che avrebbero evidenziato lo smercio di cocaina proveniente dal Sud America. L'operazione denominata End of Games ha portato anche al sequestro di 1,3 kg di cocaina allo stato liquido trasportata da un corriere proveniente dal Venezuela ed arrestato a Roma il 1 aprile del 2014. La droga sequestrata garantiva la preparazione di circa 3.450 dosi e messa sul mercato avrebbe fruttato un guadagno netto di 350.000 euro. Sequestrati anche 100 grammi tra hashish e marijuana. Ancora un rinvio sulla riscossione delle partite pregresse ante 2012 per la Gori. Dopo un ulteriore confronto con l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico ed altri organi istituzionali, l'ente d'ambito sarnese vesuviano ha disposto un'ulteriore proroga di 30 giorni, entro i quali dovrà essere prospettata la chiusura dei lavori del tavolo tecnico istituito. Così la Gori ha deciso di rimandare l'attività di riscossione delle fatture ante 2012
2012 al 28 marzo 2015. Le fatture sono destinate a tutti gli utenti che usufruiscono del servizio dal 2012. Si tratta di recuperi tariffari relativi agli anni 2006-2011. In pratica le tariffe deliberate dall'ente d'ambito e applicate da Gori in quegli anni non assicuravano la copertura dei costi di gestione, con la conseguenza che l'azienda ha maturato un significativo credito. Il TAR della Campania ha confermato per il solo comune di Acerra la sospensione dei decreti di nomina del sindaco di Napoli di commissario ad acta con poteri sostitutivi in ordine all'organizzazione ed erogazione del servizio rifiuti all'interno del Lato. Come è noto, l'amministrazione guidata dal sindaco Lettieri ha già deliberato per la sottoscrizione della convenzione per la gestione associata. Ce ne parla Gianni Amodeo. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato per il solo comune di Acerra la sospensione del decreto di nomina del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, di commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla organizzazione e alla erogazione in forma associata del servizio di gestione dei rifiuti per i comuni che rientrano nel Lato 1. E c'è da considerare che se alcuni comuni del Lato 1 hanno approvato uno schema di convenzione non coincidente con quello del disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale, l'amministrazione di Acerra si è invece conformata proprio alla convenzione tipo, che ha anche carattere obbligatorio, e lo ha fatto a tempo debito con la delibera del civico consesso. Una situazione per la quale la nomina del commissario ad acta non ha alcun valore, come l'ordinanza dei giudici amministrativi ha confermato. L'amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Lettieri punta in realtà ad accelerare le procedure per la sottoscrizione definitiva della convenzione e per l'operatività del consiglio d'ambito. Si svolgerà domani a Sant'Anastasia, nella sede della Scuola di Formazione Professionale ACF, la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica del corso di guardia giurata. Il corso di formazione professionale, tratto dal catalogo dell'offerta formativa della Regione Campania e della durata di 400 ore, ha visto la partecipazione di 40 volontari, di cui 5 donne, congedati senza demerito di esercito, marina ed aeronautica. Attualmente in Italia sono operative 933 imprese di vigilanza privata. Coinvolgimenti inaspettati e adesioni ad un progetto civico capace di riportare Angri agli angresi. Da Alberico Gambino il sostegno a Cosimo Ferraioli, l'uomo giusto per realizzare una nuova Angri. Vediamo. Una lettera aperta alla città di Angri, un attestato di stima pubblico nei confronti di Cosimo Ferraioli. Una inaspettata positiva considerazione di un progetto civico che punta a ridare Angri agli angresi. È stata l'iniziativa di Alberico Gambino, consigliere regionale, che ha voluto comunicare la sua vicinanza ad un'iniziativa politica che vede il suo start in un progetto civico, credibile, sostenibile, realizzabile e capace di mettere da parte 5 anni di buio che hanno caratterizzato l'amministrazione Mauri. Per Gambino occorre disegnare un'idea di città solidale, umana e coesa che si basi su un progetto di riqualificazione del territorio, pressione tributaria sostenibile, politiche ambientali e sociali, rivisitazione degli strumenti di concertazione territoriale, rinnovare il rapporto istituzionale con gli enti sovradimensionati. Un progetto del genere dovrà contare su uomini e donne antagonisti al sistema Mauri e Ferraioli rappresenta la figura simbolo per realizzare il progetto, garante del cambiamento, garanzia per una comunità che non può essere ancora sacrificata sull'altare delle alleanze e degli accordi partitici e politici con l'uomo forte di Salerno o quello di Vallo della Lucania. Per Gambino è necessario unire le forze al fine di costruire una grande coalizione civica e programmatica che vede il coinvolgimento di esperienze e di forze nuove unite nel solo ed unico obiettivo di far rinascere Angri. L'apertura al dialogo del consigliere regionale ha animato la coalizione civica, il futuro parte adesso. Per Ferraioli arriva inaspettata l'attestazione di stima. Il movimento apre le porte a tutti coloro che decidono di mettere da parte i simboli della politica per sostenere il progetto di uomini liberi che vogliono restituire dignità alla città di Angri. Per noi, ha concluso Ferraioli, il futuro parte adesso e lo vogliamo costruire con uomini liberi e con capacità professionali e politiche.
È in programma dall'8 al 14 marzo la settimana mondiale del glaucoma, prima causa di disabilità visiva al mondo, con check-up oculistici gratuiti e incontri formativi in oltre 65 città italiane. L'associazione di volontariato Medici Artisti Ama et Ama, di cui è presidente l'oculista Vincenzo Pagliara, aderisce alla campagna di prevenzione del glaucoma proposta dal Ministero della Salute, promuovendo uno screening con controllo gratuito della pressione oculare e distribuzione gratuita di materiale informativo. Il sindaco di Liveri, Raffaele Coppola, si è dimesso dal comitato di controllo e vigilanza dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, sotto accusa le inadeguatezze dell'Agenzia. Vediamo il servizio. Ritorna a far parlare di sé l'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, una specie di araba fenice che c'è e non c'è, anche se non è sconosciuta alle casse dei 18 comuni che ne fanno parte. A riportare all'attenzione della cronaca l'agenzia è l'annuncio del sindaco di Liveri, Raffaele Coppola, annuncio con cui ha formalizzato le dimissioni dal Comitato di Vigilanza, Indirizzo e Controllo, l'organo deputato a sovraintendere sull'attività di programmazione dell'Agenzia di Sviluppo. Coppola evidenzia la condizione di catalessi diffusa e di immobilismo in cui versa da tempo l'agenzia, che in teoria dovrebbe essere uno strumento di efficace progettualità a sostegno della territorialità. Il primo cittadino denuncia di avere indirizzato a tutti i livelli di rappresentanza politica e amministrativa dei 18 comuni una serie di segnali e di sollecitazioni per rendere operante il Comitato di Controllo, Indirizzo e Vigilanza, recuperando all'Agenzia il ruolo per il quale è stata istituita una decina di anni fa. Ruolo della cui portata e valenza non si riesce a cogliere alcun significato positivo. Sarà presentato giovedì prossimo a Napoli, nei saloni dell'Università Telematica Pegaso, il libro di Gabriella Peluso, Tre sindacalisti alla Regione. Alla presentazione interverranno Antonio Bassolino, Antonio Rastrelli, Salvatore Ronghi, Angelo Cerulo e Amedeo La Boccetta. Coordinerà i lavori Gennaro San Giuliano. Con quest'ultima notizia è tutto, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori a 649 euro. E parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia,